Venerdì Retta. Per me, numero uno. Venerdì Retta. Più lo mandi giù e più ti tira su. Dagli studi di Prima Antenna, va ora in onda Venerdì Retta, un programma di e con Luca Giommini e Giulio Curti. Un viaggio attraverso gli artisti di ieri, di oggi e di domani. E tanta buona musica. E allora ecco la nuova stagione 23-24, iniziamo qui quello che è il nostro consueto appuntamento con Venerdì Retta proprio questa sera, venerdì 15 settembre 2023, siamo tornati alla grande. E che dire, insomma, io intanto voglio subito salutare il mio compagno di viaggio che io non so, ma che come mai quella faccia fai questa? No, quella faccia perché stavo contando gli anni. Gli anni quanti sono? Questa è la sesta stagione, caro Luca, stagione, del Venerdì Retta. Mamma mia. Come il tempo passa, eh? Come ricordo sempre, iniziato per gioco e per amore. Esatto, l'amore per la musica e la radio non può mai mancare. Mai. E noi finché potremo andremo avanti. Assolutamente sì. Iniziamo alla grande, iniziamo con come un stai, grande Giulio? Ospite. Come hai passato quest'estate? Benissimo. A parte che ci siamo visti ogni tanto, insomma, certo. Però insomma, diciamo, i venerdì li avevamo un pochino dimenticati. Sì, esatto. Un pochino, no. Ma sempre con tanta nostalgia. Beh, è ovvio, questo è ovvio. Quando uno poi comincia la routine del venerdì, infatti, guarda, questa sera sono più emozionato del fatto che ricominciamo la nostra stagione, i nostri venerdì. Hai capito? Che veramente. E poi iniziamo la grande, perché questa sera abbiamo questo grande ospite, questo grande artista che è voluto venire direttamente da Ferrara qui in studio. Poco ne parleremo, però come sempre prima diamo i soliti, no? Anche quest'anno compito mio. Ma vado, certo, vai. 393-3344-550 per quanto riguarda WhatsApp ed SMS, www.primaantennafm.com, il nostro sito vetrina, la nostra pagina principale di Facebook che è Prima Antenna FM. E poi mi raccomando, come sempre, come ricordo sempre, scaricate la nostra app perché poi potrete ascoltare la radio ovunque voi siete. Tra l'altro io tengo sempre un po' sotto controllo quelli che sono i nostri ascolti giornalieri, ecco. Devo dire che anche quest'estate abbiamo fatto dei picchi paurosi. Con tutto che non c'eravamo noi? Con tu immagina che adesso che noi, siamo tornati, adesso quello che può succedere in questo. Qui andiamo su a gonfiare. Va bene, dai. Allora, io direi subito di iniziare perché questa sera abbiamo ben due interviste, una qui in diretta e un'altra telefonica, ma di quello ne parleremo intorno alle 22:30 circa. Benissimo. Io direi subito di partire con la presentazione di questo nostro grande amico. Tra l'altro ci ha fatto piacere, insomma, averlo qui, averlo conosciuto. Io lo conoscevo da qualche settimana, diciamo, poi insomma ce lo spiegherà lui. Ma poi raccontando, parlando, abbiamo amici in comune, lui comunque pure. ha parenti qui a Perugia, sì, Perugia, è vero, sì, città della Pieve. Perciò insomma diciamo che vedi le varie cose non succedono esatto, mai per caso ma c'è così, sempre un filo che le unisce. Ma poi il bello quando mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, io sinceramente se per te non ci sono problemi io verrei direttamente in studio. Per noi non è che non ci sono problemi, per noi è quello che vogliamo da ogni ospite, anche perché la diretta è la cosa più bella su un'intervista. Emanuele, allora lo presentiamo, vai Emanuele Pregnolato. Manuele Pregnolato, intanto ricordiamo, come abbiamo già detto, che questa è la nostra sesta stagione, la iniziamo veramente alla grande. Ricominciamo con un ospite degno del nostro programma, Manuele Pregnolato, artista dalle mille sfaccettature, musicista, liutaio, perché comunque sia, diciamo, se poi ne parliamo nel corso di questo viaggio che faremo attraverso la tua carriera artistica, addirittura comunque scrittore. A noi piace sempre chiamare le nostre interviste non interviste ma viaggi, perché noi iniziamo un viaggio attraverso la tua carriera artistica, attraverso poi la persona che in questo caso fortunatamente ho vicino. Perciò iniziamo questo viaggio e vediamo dove ci porterà, quello che ci dirai e tutto quello che insomma possiamo scoprire della tua vita, sia personale, senza mai andare a, diciamo, a disturbare. Noi diciamo che la vita personale la tocchiamo solo così per pura curiosità e puro interesse, e soprattutto della tua vita artistica. Quella è la cosa importante. E quella è la cosa importantissima. Allora,
Prima di tutto, Emanuele, ti diamo il benvenuto nei nostri studi. Questo, come dicevamo, ci fa veramente piacere. E iniziamo parlando di come è nata in te la passione per la musica. Questa è una domanda che, diciamo, facciamo un po' a tutti coloro che sono ospiti al nostro programma. Ciao a tutti e grazie tante, tantissimo di avermi ospitato qui di persona. Intanto volevo ringraziare anche voi e gli ascoltatori che stanno seguendo questa diretta. Niente, io ho cominciato a interessarmi di musica verso la fine degli anni 90. In quel periodo ho voluto imparare a suonare la chitarra con lo scopo proprio di mettermi lì e scrivere qualche canzone mia, più che imparare cover, canzoni fatte dagli altri, che comunque vabbè, qualcuno l'ho anche imparata, ma non era quello il motivo per cui volevo suonare la chitarra. Certo. Mm-hmm. Diciamo che tu a un certo punto, appunto, hai deciso di iniziare a studiare la chitarra, ti sei iscritta ad un corso, eccetera. Perché proprio la chitarra? Cioè, quello strumento ti ha così, diciamo, colpito per una maniera, per un motivo particolare, oppure come molti è lo strumento più, diciamo, semplice non da suonare, ma da portare in giro, da... Sono legato al discorso della chitarra, ma fin da quando ero bambino. Io mi ricordo, ho delle foto che avrò avuto 2-3 anni più o meno, che i miei genitori mi avevano regalato una chitarra di quelle piccole, classiche, quelle piccoline. Non so più che fine abbia fatto, però mi è rimasto il ricordo da queste foto. Poi ho un mio caro zio che aveva cominciato a suonare anche lui una chitarra, una Echo acustica. Tutti abbiamo iniziato con la Echo. Meraviglioso. Un classico, sì. E dopo lui è andato a abitare in Germania, la chitarra è rimasta lì da noi e così me ne sono appropriato. E da lì ho cominciato a cercare di capirci qualcosa. All'inizio non ci capivo proprio niente perché sono mancino. E quando guardavo le tablature erano tutte destre, quindi andavo per fare gli accordi, non corrispondeva a niente, dicevo ma che cosa sto facendo? Dopo ho realizzato la cosa e ho cominciato poi con questo corso che ho dovuto interrompere dopo pochi mesi, nel 98, è stato per motivi di lavoro, però mi ha dato un attimino quell'input, certo. Considera che sono anche un chitarrista mancino, ma okay. No, ma quando è stata, io ho iniziato a è suonare. Impressionante, comunque io ho visto anche io chitarristi mancini, è impressionante vedere, sì, suonare la chitarra al contrario, Ma tu pensa il mitico, poi il nome a Perugia si conosce, Francesco Loronzo, che fu il mio primo maestro di chitarra. Quando mi vide impugnare la chitarra in quel senso, cioè nel senso che io per me era logico, mi disse no, non si suona così. A ripensarci oggi probabilmente era invece proprio l'istinto mio che mi portava, però me l'ha messa subito da destorso e ho cominciato a suonare così, nella maniera normale, classica, e da lì ho continuato in quel modo. Però certo, qualche professionista che poi nel corso degli anni ho conosciuto mi ha detto: se ti avessero lasciato, io scrivo anche con la sinistra, Come me, sì. Se ti avessero lasciato l'impostazione che tu sentivi più naturale, probabilmente avresti fatto meno fatica a fare certe sicuramente, cose. Sicuramente, sì. Però. Vabbè, basta che si suona, dai. Si suona, cioè, sì, dai. Poi col tempo, dai, impariamo. Destra o sinistra, comunque. Basta poi, che si suona. È così, insomma, bello quindi. Quando vai a suonare che ci sono altri e non possono far niente con la tua chitarra. Esatto. Di solito sei l'unico mancino. Anche se mi è capitato di condividere il palco con altri, sì? Comunque c'era un mancino, ci siamo scambiati anche. Vabbè, c'è stato qualche volta anche sta cosa. Siamo una cosa un po', una razza un po' a parte. Non è, sì, infatti non è assolutamente usuale. Una categoria a farlo. Allora, questa sera ascolteremo anche un 3-4 pezzi del tuo nuovo lavoro, che poi più avanti ne parleremo. Però adesso volevo farti un'altra domanda e poi faremo la prima pausa musicale. Allora, Manuele, ci sono degli artisti che magari ti hanno, diciamo, dato un po' l'ispirazione per iniziare la tua carriera musicale? Ah, sicuramente i Beatles, proprio punto di partenza. È il top dei top, diciamo. E lì poi c'ho quella leggera vena quasi psichedelica, forse perché nell'album ci ho aggiunto degli effetti, delle cose che ricordano un po' alcuni brani. Della parte Beatlesiana, sì, più psichedelica. Sì, qualcosina, sì. Mi piace molto sperimentare anche nei suoni. E, qualcosa secondo me ricorda un po', non voglio dire, però magari forse un po' Sgt. Pepper in qualche punto. Certo. Qualche punto, insomma. Che diciamo infatti è l'album più psichedelico. Mi piace molto come in generale, insomma. E, diciamo che il genere è un po' rock, un po' misto, perché ho fatto delle parti magari
anche un po' distorte, alcune parti acustiche. Insomma, è un album che racchiude poi un certo significato, di cui magari se poi dopo ne parliamo poi, ma io ci ho visto anche qualcosa di prog. Ah, può darsi, sì. Poi comunque, a parte tutto, oltre i Beatles, dopo mi sono appassionato ai Queen e gli U2, più che altro quelli stranieri. Italiani, posso dire che seguivo Ligabue la prima, primo periodo, e mi piace molto come compone le canzoni anche Carmen Consoli. Mi piace. Sì. Che Carmen Consoli poi mi sembra che ultimamente si è un po' così messa da parte, perché non ho sentito niente di nuovo. Sai, no, più che altro ha preso una strada particolare, perché lei comunque sta continuando, ha fatto anche un album da poco, però l'ha fatto molto improntato sulla musica siciliana, cioè su quello che è, diciamo, le sue origini musicali, le sue origini anche, diciamo, di terra, eccetera. E ha cominciato a fare qualche cosa un pochino più, diciamo così, legata alla sua terra. Però è sempre in attività. Magari logicamente sono brani meno radiofonici, meno di producer, per cui sono meno ascoltati. Però qualcosina ho sentito e non è male. Sì, sì. Bene, allora io direi, caro Emanuele, di ascoltare il primo pezzo da questo tuo nuovo lavoro, che lo anticipiamo, si intitola Prima che sia troppo tardi e altre storie. Altre storie, esatto. Parleremo anche di questo titolo, ma nel frattempo facciamo questa pausa con un... Io l'ho sentite le tue canzoni, sono canzoni veramente molto molto belle, radiofoniche, orecchiabilissime, che... all'impatto, insomma, piacciono perlomeno a me. E io direi di ascoltare questo pezzo che si intitola Bambina mia, eccolo qua. Pensare a quante storie e pensare a quante nuvole sono state sopra te, per vedere cosa fai e capire cosa vuoi, e pensare a chi ti dice come sei bambina mia. Lascia stare chi non c'è, qui ed ora assieme a te. Lascia stare quelle favole, e tu lo sai il perché. Senza nuvole oramai, puoi capire cosa vuoi, e guardare questo sole che ti dice vola.
18 minuti dopo le 21 abbiamo ascoltato il primo pezzo tratto da questo nuovo lavoro di Manuele Pregnolato, Bambina Mia, e l'album si intitola appunto Prima Che Sia Troppo Tardi e Altre Storie, ma di questo poi Giulio ne parleremo tra poco. Io intanto voglio anche salutare il nostro amico Paolo Tomasi che si è collegato proprio in questo momento da Napoli. Ciao Paolo. Ciao Paolo, grazie. E poi già detto a Manuele, insomma, che ciao Paolo, ci sarà questa intervista anche grazie nella vostra radio. E vabbè, insomma, questo ne parleremo più avanti. Giulio, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti con una domanda che penso che dopo aver ascoltato il primo brano mi viene spontaneo farti. Quando hai sentito l'esigenza di scrivere i tuoi testi, cioè quando a un certo punto hai voluto smettere di fare cover o comunque ti sei avvicinato al cantautorato e hai deciso insomma di scrivere qualcosa tu? Sì, 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 come dicevo prima, siamo più o meno nel periodo nel 98-99, ci sono state alcune vicissitudini che mi hanno spinto, volevo o in un modo o nell'altro mettere per iscritto le sensazioni, le emozioni che ho provato in quel periodo, da quel periodo lì in poi. All'inizio facevo anche con delle specie di poesie, delle raccolte di poesie più o meno in rima, ma comunque che secondo me erano molto incisive e hanno dato poi il via alla scrittura del libro, l'ultimo libro che ho scritto, che è Oltre le apparenze. Quel libro lì ancora non ho avuto modo di farlo pubblicare, ce l'ho a casa nel cassetto. L'ho fatto leggere ad amici in giro, però è ancora lì. Tratta proprio di quel periodo musicale lì, di quegli anni in cui ho conosciuto diversi amici che suonavano anche loro, che in un qualche modo abbiamo fatto anche qualcosa assieme, di nuovo. E poi ho proseguito su quel in quel modo lì, insomma, cercare di mettere giù delle emozioni che mi hanno accompagnato in certe situazioni particolari. Poi dopo ogni brano è a sé stante, certo, ma anche collegato tra di loro. Io direi. No, io invece ho un'altra domanda, sono curioso. Assolutamente. E proprio questa qui. Cosa vuoi raccontare, Manuele, nei testi, diciamo, delle tue canzoni? Sì, allora, parlando adesso dell'album Prima Che Sia Troppo Tardi, Altre Storie. Prima Che Sia Troppo Tardi, perché questo titolo? Perché noi viviamo sempre una vita frenetica in questo mondo sempre pieno di impegni. E tante volte lasciamo un po' da parte le cose magari più importanti, le cose che ci stimolano di più, le cose per cui saremo più portati, a discapito, no? Cioè, e quindi dovremo prenderci il tempo, prima che sia troppo tardi, di sfruttare il tempo, le energie e le capacità che abbiamo in questo momento. Certo. Perché poi magari un giorno potremo rimpiangerlo. Questo è un po' il succo del titolo. È vero, molte volte si tralasciano le nostre cose, le cose che ci fanno stare bene, per purtroppo dover seguire la routine quotidiana, che è quella che, sì, che alla fine ti porta via la maggior parte della giornata. Poi arrivi alla fine della giornata e dici: ok, oggi ho concluso, ho lavorato, ho mangiato, sono andato a dormire. Il giorno dopo ho lavorato, ho mangiato, sì, sono andato a dormire. Il venerdì invece facciamo la diretta in radio, che, ecco, questa già è una cosa, quello è una cosa molto 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 sì, importante. Esatto, infatti guarda, questa era una curiosità che mi era venuta, insomma, perché si capisce che sui testi, insomma, come hai detto tu, c'è un filo logico tra una canzone. Sì, sono tutti un po' legati. Poi dopo c'ho alcuni brani, vabbè, questo album ha solo 7 brani. Poi ho fatto altri dischi non pubblicati, questo invece, se posso dirlo, si trova su. Assolutamente, lo devi dire. Potete trovarlo se cercate Emanuele Pregnolato su Google, comunque vabbè, lo trovate su Spotify, su Deezer, Amazon Music, su YouTube e altre piattaforme, insomma. Questo è stato pubblicato, dicevo, gli altri invece ce li ho messi da parte e alcuni brani li ho tirati fuori di quelli vecchi, tra cui Qui ed Ora e poi Come un cielo nuovo. Sono due brani, diciamo, ripescati e pubblicati. Gli altri invece sono nuovi, proprio nati nel periodo del lockdown, che è stato, certo, il periodo in cui tutti hanno fatto qualcosa. Abbiamo fatto qualcosa, perché, appunto, certo. Perché con la band con la quale suonavo, che si chiamava Bot Jokers, eravamo fermi come tutti, no? Non facevamo, certo, live, non facevamo, certo, niente. E allora ho detto, live non si potevano fare. Non si poteva fare niente. Mi sono chiuso nel mio studio per qualche mese e mi sono registrato le canzoni. Poi le ho date a un mio amico che ha uno studio di registrazione, ha fatto il mastering, la stampa. Certo.
e in contemporanea ho cominciato i video su YouTube nella rubrica Oltre il Bricolage, dove faccio vedere, vabbè, riparazioni, cose elettroniche, meccaniche, ma parlo anche della mia musica, dei miei strumenti. E questa è una cosa molto molto interessante di cui parleremo tra poco. Assolutamente, no, c'è Paolo che dice ho sentito il primo brano ed è veramente molto molto bello quello che abbiamo ascoltato. Grazie Paolo. Tra l'altro, tra parentesi, dice: poi devi sapere che mio padre e le mie due sorelle e mio fratello sono nati e vissuti in Veneto, perché questo accento vero, che ha. Poi io gli ho detto: guarda che non è Veneto lui. Siamo in zona di confine, guarda. Sì, appunto. E infatti dice: però ha un accento veneto. Infatti, siamo lì. Ci siamo un po' caduti tutti. Anche il Veneto è, penso che sia come per voi, che siamo almeno dalle nostre parti sembra siamo Toscana. Vicino alla Toscana, assolutamente. La cosa è uguale, più o meno uguale. Andando in giro per altre regioni, ma no, tu sei toscano, toscano. No. Che noi, per esempio, se ci spostiamo di pochi chilometri, cambiano anche i dialetti, noi. Ma. Ah, beh, sì, infatti. Tanto. Quello è vero. Senti, parliamo invece di un aspetto di questo album, prima di ascoltarci poi un altro brano, perché tu lo definisci un album da solista, perché? Sì. Perché tu hai fatto praticamente tutto da solo su quest'album. Le chitarre, il basso, che mi piace molto suonare anche il basso, poi qualche accenno di tastiera, e questi li ho fatti io, poi dopo ho finito il resto e l'ho dato da completare, diciamo, nella preparazione allo studio di registrazione. Perciò, diciamo, da quelle poche lezioni di chitarra che avevi preso anni e anni fa, insomma, è scaturito il fatto che comunque ti sei appassionato e innamorato di altri strumenti. Molto, comunque sì, sei, sì. Sei una specie di polistrumentista, suoni. Sì, vabbè, ma in modo mi piacerebbe aver imparato molto di più, diciamo, purtroppo il tempo è poco. Come sempre, come però diciamo. Sono contento perché, cioè, nel mio piccolo, molto piccolo, però sono riuscito a mettere per inciso questi brani che appunto tirano fuori quelle emozioni di cui stavamo parlando prima, quindi non in maniera virtuosa, però insomma qualcosina è saltato fuori, ecco. No, è saltato fuori un bel lavoro. Un bel lavoro. Grazie. Cioè, se il buongiorno si vede dal mattino, dal primo brano, insomma, è stato veramente infatti, un insomma, bellissimo lavoro. Il primo, un gran bel brano. Il secondo. Io conosco uguale. Anche gli altri, ma sì. Li vogliamo far ascoltare i nostri amici, per cui dopo i giudizi nostri, sì, perché li abbiamo già ascoltati, fino ma dobbiamo. A un certo punto, dobbiamo, ma poi conta ovviamente il giudizio dell'ascoltatore. Di chi e allora ci ascolta. 21:26, questa è Prima Antenna, noi siamo quelli del Venerdì Diretta, ascoltiamo ancora una canzone di Manuele Pregnolato, questo si intitola Il Principio Naturale. Yeah.
non venite a dirmi che non sono canzoni orecchiabili, canzoni che ti entrano subito dentro, perché questo, no, veramente questo è uno dei pezzi, secondo me, non voglio esagerare, ma forse più bello di tutto l'album. Ripeto, io ho avuto la possibilità di ascoltarlo perché tu ci avevi inviato i tuoi file. Poi tra l'altro questa sera ci ha portato proprio il, il fisicamente CD, Bello, questo mi sa che te lo frego io, Luca, comunque. Vai, vai, ma non ci sono. Ne è un altro, te lo do che te. Ne è un altro, quindi accontenta tutte e due. Volevo, se posso, salutare Daniel Rossini e Maria Elena, che fanno parte, cioè fanno parte, hanno il Clip Recording Studio dove mi hanno fatto il mastering e la stampa ad Argenta, in provincia di Ferrara. Così se sono all'ascolto, volevo ringraziare anche loro. Sicuramente saranno all'ascolto perché ho visto numeri molto alti questa sera. Qualcuno c'è, visto? Qualche persona che ci sta ascoltando? No, siamo sempre veramente felicissimi. Grazie, veramente, a tutti. Veramente. Allora andiamo avanti. Guarda, Luca, prima della tua, io ho una curiosità che voglio. Ma intanto il bello delle interviste sono anche le curiosità. Sì, esatto, perché poi uno fa una traccia, tranquillo, diciamo, ma poi alla fine, quando poi ascolti i brani, comincia a conoscere l'ospite, eccetera. Tu hai fatto, diciamo così, abbiamo detto che hai fatto questo album registrando chitarre, bassi, eccetera. Qual è stato il rapporto tra la fatica per registrarlo, per portare avanti il progetto, eccetera, e la soddisfazione che invece hai ricevuto vedendo realizzarsi questo album? Che rapporto c'è tra le due cose? Ma guarda, ti dirò, non l'ho vista come una fatica, cioè è stato un impegno, perché facendo praticamente tutto da solo mi ha portato via ogni brano diverse settimane, perché poi dopo fare tutto il lavoro, il primo mixaggio che poi dopo magari mi ha rifinito in studio, però incastrare tutte ste parti è stato un bel impegno. Però una volta finito, quando dopo lo ascolto, se passa un po' di tempo che dopo lo vado a riascoltare dopo mesi così, mi fa piacere, perché saltano fuori delle sfumature che non mi ricordavo. Di solito infatti l'artista al primo ascolto non è mai contento, oppure dice avrei voluto fare questo. Invece magari, però poi riascoltandolo dopo dici, però questo è uno stimolo per... Infatti sto anche mettendo giù altri brani, se si può spoilerare. Assolutamente sì. Sto lavorando ad altri nuovi brani, poi magari col prossimo album ci rivediamo e ne parliamo. Assolutamente. Come noi infatti diciamo sempre, le porte di Prima Antenna sono sempre aperte, perciò quando poi ci affezioniamo a un ospite o comunque viene a fare la prima sua comparsata in radio, diciamo sempre, qualsiasi novità tienci informati, perché bene. Non questo si sa mai, magari insomma. Noi l'avremmo detto alla fine dell'intervista, ma lo diciamo adesso, lo abbiamo anticipato e lo ricordiamo poi a fine intervista. Vai Luca, senti, questo adesso non so se è una domanda che ci può stare o meno, perché visto abbiamo parlato un po' di lockdown, siamo stati fermi un po' tutti, sia voi artisti che noi speaker, noi fino a un certo punto, perché insomma anche durante il lockdown ci siamo dati da fare, abbiamo fatto comunque le nostre programmazioni in diretta, siamo sempre ognuno da casa sua, è stata un'impresa veramente storica. Più ci penso, più dico, ma come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto? Siamo riusciti veramente alla grande. Abbiamo sì, perché tu considera, io e Luca adesso ci stiamo guardando, per cui un'occhiata, una cosa, io ormai conosco tutti i gesti suoi, eccetera. Tu immagina che invece ognuno da casa sua trasmettere, fare la stessa cosa con l'ospite in collegamento telefonico, eppure è riuscito. Lì difficoltà sono state tante. Siete anche stati bravi, per... perché insomma. No, ma ti ricordi, Luca, per collegarci alla regia della radio? Sì, poi vabbè. Mamma mia. Sai com'è, anche le connessioni con tutto internet, da remoto, ovviamente. Infatti, certo. Però vabbè, ci siamo riusciti, ne siamo veramente fieri. Speriamo che non torni più una situazione del genere, perché già sto sentendo che c'è già qualcosa in giro, però. Ma guarda, facciamo secondo me più che altro ci stanno distraendo da tante altre notizie che sono ancora peggiori del di Covid, questo, per cui ci stanno ritirando fuori la cosa, ma penso che ancora sia tutto assolutamente sotto controllo. Bene, e però la domanda, detto la domanda è, come si suol dire, nasce un po' spontanea, no? Cioè, vogliamo parlare un po' dell'aspetto live della tua carriera. Okay. Chi viene a vedere Emanuele Pregnolato in concerto dal vivo? Che si deve aspettare. Niente, adesso... Intanto, per dire, hai fatto qualcosa live tu? Sì. Okay, io che suono dal vivo, vabbè, ero partito nel 2013 con una cover band dove suonavo solo la chitarra, si chiamava Claustrofonica, e niente, però avevo già da molti anni nel cassetto diversi brani. E suonare dal vivo mi piaceva, sì,
però avevo il desiderio di portare anche qualcosa di mio. Certo, quindi certo, in quel giusto. Periodo lì, nel 2014, assieme al mio amico Giacomo Bonora, che poi è il mio bassista storico, ci conosciamo da quando eravamo proprio ragazzini, e assieme a Davide Fabbri alla batteria, abbiamo detto: dai, proviamo. Gli ho detto: ragazzi, io vorrei proporre i miei brani, però mi serve qualcuno che mi dia una mano, certo. E allora così abbiamo fatto i Bot Jokers. Abbiamo suonato 4 anni, sagre, locali, qualche evento, certo. Insomma. E dopo il bassista, in quel periodo lì, non è più venuto, è venuto un altro, Maurizio Carli Ballola, la cui traccia di basso, però, a dire la verità, ecco, l'unica cosa che non ho registrato io di chitarre, basso e tastiere è la traccia di Qui ed Ora, il brano che c'è mm-hmm. nell'album, mm-hmm. perché comunque lui, avendola suonata molto con me dal vivo, gli ho detto: dai, vieni a suonarla te, e quindi questa qui è sua. Ho suonato con i Bot Jokers fino al 2022, quindi abbiamo fatto 8 anni, e adesso la band si chiama Monkey Circus, dove ho sempre Giacomo Bonora, che è ritornato al basso, e Cristian Zanellati alla batteria. Il repertorio sono brani miei e metà cover miste. Sulle cover, dove vai a parare con le cover? Questa è curiosità. Un misto, curiosità proprio, grossa questa, eh. Passiamo dai Foo Fighters ai Beatles, un misto proprio per accontentare un po' anche quando vai nei locali o, certo. o comunque sai. Però tendenzialmente, se devo andare ad un evento, ad una sagra, dove magari c'è diverse band e ti danno poco tempo, li porto i miei brani e basta. Certo, assolutamente. Perché dico, tanto gli altri fanno solo cover, sì. in genere, quindi. E questo infatti è giustissimo. Abbiamo detto all'inizio della tua carriera artistica che tu sei un artista pieno di sfaccettature, no? Per esempio, costruisci i tuoi strumenti. Sì, mi piace sperimentare. Com'è nata questa passione? Ah, perché mi piace proprio mettere le mani nelle cose, smontare, modificare, riparare. E questo... soprattutto come nascono questi strumenti, sono curioso su quello. Allora, diciamo la verità, non sono un liutaio di professione, ma però un grande appassionato. Di passione. Diciamo. Certo, ma... Ho cominciato tanti anni fa, ho detto voglio provare a farmi una chitarra. E ho fatto su un po' un macello, perché ho cominciato con delle... Non sapevo neanche io bene cosa dovevo fare, insomma. Ho provato così. E poi passano gli anni e insomma ho cominciato a mettermi un po' più seriamente, se non che nell'ultimo periodo, poi col fatto che sono mancino, ci sono dei modelli che mi piacciono, ma o costano troppo oppure non li fanno proprio, non li fanno l'anico. Perché noi mancini e gli amici mancini, certo. in onda, in ascolto, lo sanno. E allora ho detto adesso mi metto lì e faccio due chitarre, ho fatto due Telecaster partendo da zero, proprio col manico e tutto. Mi sono un po' documentato, mi sto documentando, certo. voglio un attimino anche migliorarmi sotto certi aspetti che mi mancano, perché insomma non ho tutta l'esperienza che vorrei avere, però ho visto il risultato, perché poi queste chitarre le uso quando andiamo a suonare fuori. E suonano, pick up che monti? Allora, lì ho montato le due Telecaster, ho puntato a farle identiche con legni diversi, intanto per vedere come suonavano. I pick up, ho messo dei pick up molto economici, magari col tempo li cambio in base, certo, che... sì, sì, beh, quello. Se poi siete curiosi, volete andare sul canale di GasTube di infatti, Alessandro Barbetti, quello, sì. ho visto che ha fatto la rubrica che gli ascoltatori potevano mandare praticamente i video delle proprie chitarre. Allora il mio bassista fa: mandagli qualcosa, no, te che ne hai costruite, ne ho fatte 4 intere proprio da zero, una l'ho modificata e il basso gli ho rifatto il corpo, e il basso e la chitarra sono quelle che ho fatto proprio l'album. Ecco. Mi ha detto: mandagli video Alessandro Barbetti. Ma no, dai, mi vergogno, una roba un'altra. Perché dopo non sono tanto bravo a suonare. Gli ho detto: io pensavo che dovevo proprio far vedere tecniche, cose un po' particolari. E invece ho visto che nel video mostravano le chitarre, basta. Allora ho preso un po' più coraggio. E così gli ho mandato il video, l'ho pubblicato. E ho visto che è stato apprezzato. È piaciuto, bene. Quindi bene, si può vedere su YouTube, se andate su The GasTube, c'è il video dove mostro le chitarre. Beh, poi noi magari lo ricorderemo. Sì, anche sì, sì, in finale. Senti, facciamo... invece una domanda così che mi nasce così, no? Visto che questa sera sei accompagnato sì? da mia moglie, da Lara, tua moglie. Sì. Tanto la salutiamo, come si chiama? Lara. Lei cosa dice di queste cose, di tutto questo ambaradam che hai messo tu? Io insomma, penso di essere strafortunato, perché mi accompagna dappertutto. E se non ci fosse bella. Lei, guarda, siamo in due. Ecco, no, guarda, siamo in tre. Ah, oh, in tre. Bene, sì. bene. Quando suoniamo nei locali,
Lei è fonico del presente, gruppo, cioè. È fonico del gruppo proprio. Segue lei, fonico, il mixer, allora, le cose, il regista. Allora, falla film. Venire qui in regia e facciamo fare il fonico questa sera anche a lei, no? Lara, vieni, dai! E questo è un bel sostegno, perché certo, assolutamente, mi capisci, assolutamente, poi anche perché se non ci fosse il sostegno della compagna sarebbe tutto molto più difficile, più difficile, molto più complicato. Più Lara, sei qui con noi, guarda, sei venuta qui in regia, no? Anche perché il problema dici qualcosa di questo è un artista in tutti i sensi, no? No, sono contenta, proprio bravo, perché si impegna, si fa tante cose lui da solo, e quindi è molto molto. Quindi tu questo Marco Ingegno lo conosci? Sì, più o meno, sì. Lo conosco. Ci serve, se non ci fosse lei saremmo senza fonico. Ci vuole anche quello, ci mancherebbe, insomma. Sì. Però ecco, ero molto curioso, perché comunque vedo che siamo tre uomini fortunati. Sì, molto. Sì, sì, sì. Perché anche mia moglie, vedo che, cioè, se non era lei, io a storia avevo chiuso baracca e burattini. È lei che mi incoraggia sempre, anche quando ci sono piccoli inghippi, no? È lì che ti diceva: no, vai avanti, perché tanto di problemi ce ne sono tanti. Questi sono problemi che sono risolvibili, quindi perché la cosa ti piace, continua, vai avanti. Esatto. Quindi, e non è da tutte le donne, no, è per quello che io apprezzo molto. No. Forse non lo dico abbastanza. Tra l'altro, i video che vedete su YouTube di Oltre Bricolage e gli altri. È lei che mi filma, la maggior parte delle volte è lei che mi filma, quindi la ringrazio pubblicamente, che fa da grande, che mi filma. Questo è un grandissimo gesto, ringraziare pubblicamente le proprie mogli, compagni, eccetera, anche perché poi purtroppo nelle carriere artistiche ci sono dei momenti difficili. Sicuramente ci sono dei momenti difficili, sì, e serve il sostegno di qualcuno che ci sta vicino. Assolutamente, meglio di così, penso che non ci sia. Giulio, che facciamo? Ci fermiamo ancora? Ma io direi proprio di sì, no? Ascoltiamo un'altra canzone. Io non so, Manuè, vuoi fare lo speaker per una sera? Tanto, così, visto che sei venuto qui. Sai qual è il prossimo pezzo? Tanto sai qual è il prossimo pezzo? Te lo ricordi qual era? Hai scelto i temi? Sì, sì, sì. Qui ed ora. Siamo su Prima Antenna FM, qui a Perugia, e ascolteremo il brano Qui ed ora. Pensando che i sogni non potranno mai vivere a meno che qualcuno li rovini per sempre senza un perché. Allora vivo in questo presente assieme a te. Ed anche nella notte
assieme a te qui. E là, qui. Ed ora. Io ti incontrerò. Ed anche nella notte più lunga io ti stringerò. Ma solamente se stai qui. Ed ora. Allora io voglio dire una cosa, mi sembra tanto, non ti voglio sottovalutare per carità, anche perché insomma quello che ti sto dicendo è una cosa diciamo di un artista che abbiamo conosciuto proprio negli anni 80, adesso ultimamente non si è fatto risentire con qualcosa di nuovo, ma su questa canzone, la tua voce, c'era una certa somiglianza con Luca Barbarossa. Mi dà quella impressione. Ah, sì? Sì, io non so se tu lo conosci Luca Barbarossa. Sì, lo conosco, però non ho mai seguito. Però c'era un qualcosa, io sì, sì. Infatti dico vabbè. Però vabbè, insomma, è una mia idea. Beh, certo. Allora, Manuele, che dire, non solo musicista, non solo liutaio, ma anche scrittore. Infatti, come già avevi preannunciato, hai scritto già ben due libri. Sì, ne vogliamo parlare di questo, sì, di, questa, di questo altro evento, perché qui evento. Non finiamo mai di conoscerti. Beh, allora è stato pubblicato nel 2010 il libro Vince chi perde. Era un po' una presa in giro della grammatica italiana. Racconti umoristici con un linguaggio un po' reinventato. Non ha niente a che vedere con la musica, era semplicemente un qualcosa che vuole essere umoristico. Ed è stato pubblicato in quell'anno lì. Comunque era un periodo in cui stavo andando avanti a scrivere canzoni. Infatti mi avevano fatto un'intervista su Antenna 3 Tele Nord Est, mm-hmm, nel Veneto, mm-hmm, dalle mie parti, no, un po' più al nord. E qui avevo presentato questa canzone, Festa in acustico, che era una canzone che avevo scritto qualche anno prima. In seguito poi ho scritto un altro libro che Oltre le apparenze, quello di cui vi parlavo prima, che racconta in modo un po' romanzato una storia di ragazzi e ragazze della fine degli anni 90, e, appunto, trae spunto da quelle poesie o pensieri che avevo scritto proprio in quegli anni, e, un po' riveduti, e che sono stati anche la base di alcuni brani, anche di qualcosa che sto scrivendo tuttora di nuovo, che prossimamente spero venga alla luce. Mi sto basando ancora su quelle specie di poesie o di riflessioni di quel periodo. E questo libro al momento però è lì, è lì fermo. Chissà che magari possa avere un attimo una spinta da, cioè che possa essere presa in considerazione. Quella qui abbiamo una persona che collabora con una casa editrice, tanto bene. Ah sì? Sì. Lui. Uno dei due? Ah, lui, sì. Lui. Ah, bene. Sì, è poi, anche un grande editore, sì, tra l'altro, sì, ma dai, molto, Bertoni, sì, editore, Bertoni, poi editore. Ti do i contatti tutti. Ah, bene, bene. Ne parliamo, perché tra l'altro è un amico, è un amico grandissimo, amico mio. Io collaboro spesso con lui, vado in giro a fargli le presentazioni dei libri, vado a fargli le presentazioni degli autori. Vengono gli autori in radio almeno una volta l'anno, facciamo una diretta con la casa editrice Bertoni Editore e presentiamo tutto il programma della stagione. Fanno e facciamo, perché collaboro spesso anch'io, sì, tanti eventi anche fuori per le presentazioni, per cui ti darò i contatti assolutamente di Gianluca. Perfetto. Bertoni, che è lui il titolare. Guarda quante cose che saltano fuori, vedi, così. Vedi, in un'ora salta fuori il mondo, salta fuori. Va a finire che ti trasferisci in Umbria definitivamente. E basta. Senti, a questo punto però c'è una domanda da farti. Sì. Allora, la letteratura e la musica sono due forme d'arte che, diciamo così, tra virgolette, vanno di pari passo. Ma visto che tu hai scritto
1-2 libri, sì. Hai scritto tanti testi, ma che differenza c'è tra il pensare e comporre un testo musicale e il pensare e comporre un romanzo, bella, per esempio? Secondo me comunque mi sento più portato per il discorso musicale, perché metti assieme sì l'idea, stati d'animo, pensieri, racconti, però la musica a mio avviso gli dà un valore aggiunto, perché con la musica mi sento di poter esprimere, poi come anche gli altri sicuramente, certe emozioni che magari solo con la lettura magari non ti arrivano. Quindi secondo me è più completo il discorso musicale, completa il discorso, almeno per quanto riguarda il libro, oltre l'apparenza. Secondo me è proprio un compimento del libro, un po' come dire, leggi il libro con le canzoni, potresti avere un'idea più chiara, almeno con certe canzoni, perché dopo alcune, cioè, non c'entra niente, ma altre derivano proprio dal libro. Certo. E quindi un completarsi a vicenda. Ecco, appunto, dicevamo che vanno di pari in passo, sì, per cui sì. Una è il completamento dell'altra. Esatto, esatto. Allora, siamo giunti alle 21:51. Guarda, ascoltiamo un'altra canzone, poi faremo le ultime domande, sì. E poi ne metteremo ancora un'altra a fine a scelta tua, sì, va bene. Senza nessun tipo di problema. Allora, sempre da questo tuo nuovo lavoro, che lo ricordiamo, si intitola Prima che sia troppo tardi e altre storie. Poi ti farò anche una domanda sul discorso CD che facciamo sempre, sì, ai nostri ospiti. Ci ascoltiamo quest'altro bel pezzo che si intitola Come un cielo nuovo. Eccolo qua. Stai ascoltando Prima Antenna FM.
Fragnolato su Prima Antenna FM, come un cielo nuovo da questo suo nuovo lavoro, ricordiamo, si intitola Prima che sia troppo tardi e altre storie. A proposito di CD, la domanda che ci nasce sempre spontanea ai nostri artisti è: ma un'idea di produrre questo lavoro in versione vinilistica, in versione vinile, ti è venuto in mente? O no, al momento forse ci avrò pensato anche, ma so che comunque al giorno d'oggi è una cosa che si può fare. Si può fare anche perché è tornato alla ribalta il vinile, quindi bisognerebbe vedere un po' anche forse le tirature, no? Quanti farne, non so, è una cosa che non hai, ci ho mai pensato, no, di farlo seriamente no. Pensaci, perché pensaci, comunque è una cosa che negli anni, insomma, anche gli ospiti che erano titubanti, poi dopo si sono lanciati, hanno tutti avuto un bel riscontro, perché comunque solo anche per avere il formato fisico, diciamo, in vinile, hanno venduto bene, ma non si sa mai. Certo, ci poi sono dei costi, penso, un pochettino superiori a quelli del CD, però insomma, visto che è tornato un po' alla ribalta, chi l'ha fatto non si è pentito. Allora, anche quest'anno, come di consuetudine, ci piace concludere le nostre interviste con una domanda che ci riguarda a noi. Hai visto anche quest'anno, caro Luca, la domanda, questa è la domanda, e io l'adoro, guarda. Che tipo di rapporto ha Manuele Pregnolato con la radio? Che tipo di rapporto ho con la radio? Sì. Cioè, sei più propenso magari per la radio o anche per la televisione? Di solito i nostri artisti hanno sempre, diciamo, un orecchio puntato sulla radio. Sì. Cioè, per dire, anche questa sera, questa esperienza, penso che non sia stata la prima, sia stato... Qualcosa ho già fatto, però è stato molto bello, mi ha fatto piacere conoscervi. E come avete impostato anche la chiacchierata e tutte le domande, è stato molto bello. È un'esperienza che mi sentirei di consigliare e di ripetere. E la ripeterai, ma assolutamente sì. Guarda, sì, assolutamente. Ma noi, come ti ho detto, se veramente c'è in porto un altro sì, lavoro, noi siamo appena completamente a disposizione, quindi senza nessun problema. Poi comunque condividerò, e spero anche chi è all'ascolto, che l'ho condiviso con tanta gente. Poi se la sono persa la puntata, magari la condividiamo. Certamente. Poi magari, se vuoi, ti diamo anche la registrazione. Magari, sì. Poi così posso mettere anche sul mio canale YouTube. Assolutamente. Ma diciamo così, facciamola sotto un'altra forma la domanda. Durante la tua giornata, quanto tempo occupa l'ascolto della radio? Ma io posso dire poco, perché da quello che ho intuito, insomma, è messo diciamo tra i libri, tra la musica. Sì, forse, guarda, ma al lavoro, ma di sfuggita, perché la radio spesso è accesa al lavoro, e quindi, però molto di sfuggita, perché faccio un lavoro che sono sempre di corsa. Ah, certo, e giustamente. Quindi... passi lì davanti proprio. Sì, conosci i testi delle canzoni per sillabe. Per sillabe, esatto. Uè, Diciamo che il mio rapporto con la musica è un po' particolare, nel senso che sì, la vivo, però quando facciamo le prove, quando andiamo a suonare fuori, poi dopo, come appunto avete detto anche voi, avendo tanti impegni, tante cose, a volte... devo essere sincero, un po' me la perdo. Certo. Però certo. No, ma è normale. Ci si può lavorare sopra. Esatto. Da questa sera in poi, per esempio, Prima Antenna l'ascolterai più. Prima più. Che sia troppo tardi, ascolterò. Prima che sia tardi, ascolto Prima Antenna. Esatto. Questo è uno spot. Prima che sia tardi, ascolto Prima Antenna. Ecco. Teniamolo in memoria. Lo facciamo fare. Vedi, creatore di spot anche, oltretutto. Senti, vai. Emanuele, in conclusione di questa bellissima chiacchierata e piacevolissima, soprattutto in compagnia tua, in compagnia, e salutiamo anche Lara, e ricordiamo tutti i tuoi contatti, come possono seguirti i nostri amici all'ascolto. Allora, innanzitutto ho il canale YouTube, che in questi ultimi 2-3 anni gli ho dato un impulso maggiore con la rubrica Oltre il Bricolage, dove appunto parlo di riparazioni meccaniche, elettriche, elettroniche, dove faccio vedere alcuni strumenti oppure altre cose che possono averci utili, diciamo, nel bricolage, ma forse anche un po' a livello un po' più avanzato. Tocco il discorso della musica, ho mostrato un po' anche i miei lavori, che ho fatto le chitarre artigianali, e poi metto anche qualche spezzone di qualche live che faccio col mio attuale gruppo, che sono i Monkey Circus, volevo ricordarlo,
presto avremo una data importante a fine mese, il 30 settembre. Quindi se volete seguirmi, vabbè, il canale YouTube Manuele Pregnolato Channel, poi ho la pagina Facebook Manuele Pregnolato, che è la mia privata tra virgolette, ma anche Manuele Pregnolato Music Channel, dove mostro anche le date, condividerò questa esperienza di questa sera e potete trovarmi lì e vedere, condividere, iscrivervi al canale YouTube, insomma, se vi fa piacere tutti quanti. Assolutamente. Guarda, di gente all'ascolto ce n'è, ne abbiamo. Ho visto, mi hai fatto vedere. Sì. Perciò, dai, da domani qualcosa potrebbe cambiare. Grazie mille. Grazie a te Emanuele, in bocca al lupo per... Tra l'altro, sì. Abbiamo deciso di chiudere con un pezzo, lo facciamo scegliere a lui e lo facciamo già presentare scelto, a lui. Guarda. Sì. Soltanto che lo vuoi annunciare tu? Lo annuncio io? Vai, intanto annuncialo, poi partirà il top orario subito dopo la tua canzone, vai. Ah, ok, allora volevo annunciare qui a Prima Antenna FM di Perugia il brano Salta, che è l'ultimo brano dell'album Prima che sia troppo tardi e altre storie. Grazie Manu, ciao. Grazie Emanuele. Ciao a tutti, ciao. Sono le 22 e 2 minuti. Prima Antenna. Semaforo e penso a te, chiusa nel traffico dietro di me. Ogni domanda sai, chiedo il perché, e ogni risposta viene da sé.